Ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua con un incontro molto interessante, La Mocca, un incontro con il grande triestino Lucio Del Piccolo, grande conoscitore, grande collezionatore di mocche, e sarà una presentazione di come gestire, come bere il caffè in un modo veramente importante. Difatti ci sono cinque nozioni. Qua abbiamo prima la presentazione del signore, l'incontro è stato organizzato dall'Università Popolare di Gorizia in favore di tutti i goriziani, siamo in via Garibaldi e adesso ci illustrerà il grandissimo Lucio Del Piccolo, ecco una delle persone che hanno organizzato questo incontro con il triestino Lucio Del Piccolo, grande conoscitore della Mocca. Sentiamo. Non solo raccolgo gli oggetti, ma cerco veramente di scoprire la storia degli oggetti e l'evoluzione, raccogliendo anche un cospicuo numero di brevetti. In questi anni ne ho raccolti più di 1500 solo su macchine da caffè e da casa. Quindi, insomma, giusto per avere un'idea, il numero di macchine da caffè prodotto, stiamo parlando di parecchi milioni di esemplari, ma parecchi, solo della Mocca si stima che ne siano stati prodotti circa una cinquantina di milioni. Bene, diceva anche il triestino Lucio Del Piccolo sulla Mocca, praticamente quando che non esce il caffè dalla Mocca bisogna vedere per che motivo. Un motivo c'è anche, uno si può dimenticare anche di mettere l'acqua, come mi è successo a me e penso a tanti, no? Perciò io dico anche quello, lui diceva la guarnizione, importante la miscela. È importante tantissime cose, sentiamo. La mocca funziona col principio della pressione di vapore. In pratica, noi mettiamo l'acqua nel serbatoio e l'acqua deve essere sempre messa sotto al livello della valvola. La valvola è questa. Una valvola di sicurezza, questo è nottone, messa sul fianco Bene, diciamo che anche Lucio Del Piccolo è un grande collezionista di mocche, poi ha detto di tantissime altre cose. Vogliamo dire anche che questo incontro è stato organizzato dall'Università Popolare di Gorizia in favore anche di tutti gli amici di Gorizia. Il caffè è stato aperto dalla goriziana e qua si mostrava alcuni sistemi del caffè, come viene su, come bisogna stare attenti alla guarnizione, come bisogna stare attenti alle miscele. Fate attenzione, sono cinque cose che bisogna fare: la miscela, la macinazione, la macchina del caffè, la manutenzione e la mano. Io di solito il caffè mi è sempre piaciuto un modello acquedotto, perché praticamente mi piace poco caffè, ma non che sia forte. Ecco qua c'è l'assaggio del caffè offerto dal Caffè Goriziana. Bene, salutiamo l'Università Popolare di Gorizia e vi ricordo anche, state molto attenti di non dimenticare l'acqua quando si fa il caffè. Con la Mocca, naturalmente, 50 milioni di macchine di caffè. Salutiamo Lucio Del Piccolo.